Ciao da Amedeo, questa è la scheda KFA 2 GeForce RTX 3060 One Click OC. Ha una lunghezza di quasi 26 cm, una larghezza di quasi 13 e uno spessore di circa 4, occupa quindi due slot. Tenetene presente per il vostro case, il sistema di raffreddamento prevede due ventole del diametro di 90 mm, la forma delle singole lame delle ventole è pensata per ridurre al minimo le vibrazioni e conseguenza anche il rumore. Il TDP è di 170 W, quindi la scheda video richiede solo un singolo connettore di alimentazione da 8 pin che potete vedere qui. La nostra RTX 3060 One Click OC offre 3584 core CUDA e una memoria GDDR6 da 12 GB che opera a una velocità di 15 GB per secondo. Ha un boost clock di 1777 MHz, una modalità OC con un boost che la porta fino a 1792 MHz. L'interfaccia del boost è la PCI Express 4.0, quella più recente insomma. Infine è possibile inviare contenuti a un massimo di 4 monitor contemporaneamente, utilizzando le tre porte DisplayPort standard e un'uscita HDMI, tutte quante qui. Ma passiamo ora a parlare delle prestazioni della nostra piccolina di KFA2. Su Battlefield 5 la scheda raggiunge i 142 frame al secondo in Full HD e 54 frame al secondo in risoluzione 4K. Andiamo invece a vedere Shadow of the Tomb Raider, che raggiunge i 114 frame al secondo in 1920x1080 e scende a 43 in 4K. La potete trovare ovviamente su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione, insieme a moltissime altre schede video anche della serie nuova. Vi invito a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivetevi al canale se ci volete particolarmente bene. Io vi aspetto nei commenti. Ciao e alla prossima!